Per spiegare i contenuti di questa legge necessito però di una premessa importante sull'invisibilità delle mafie. Mi spiego meglio. Le mafie necessitano di segretezza per il loro operato, per avere la maggior parte e la maggiore libertà possibile di azione. Questa segretezza e questa necessità delle mafie viene alimentata costantemente dalle disattenzioni, disattenzioni che sono disattenzioni ambientali, disattenzioni istituzionali, disattenzioni della società, perché non conosce il fenomeno mafioso. Noi ancora in Lombardia non possiamo dire di conoscere questo sistema mafioso. Non ne conosciamo bene le modalità operative, non ne conosciamo le modalità di intervento nei territori, negli appalti, nelle grandi opere, non ne abbiamo ancora una contezza piena. E questa non conoscenza può generare un pericolosissimo divario tra la realtà criminale e la percezione stessa della società, delle istituzioni e la società economica. E questo divario, che poi sarebbe poi difficile da recuperare, avrebbe a sua volta genererebbe a sua volta un gravissimo e pericoloso elemento, che è quello della sottovalutazione del fenomeno mafioso. Allora, qual è il punto fondamentale di questa legge, che ripeto è una legge regionale? È quello di andare a scardinare pericolosissimo elemento della sottovalutazione e della non conoscenza. E quindi in che modo genera maggiore conoscenza del fenomeno mafioso? Lo fa andando a lavorare su alcuni articoli, innanzitutto lavorando un po' su tutti i 37 articoli, perché in ogni articolo c'è il riferimento appunto alla formazione, alla conoscenza, all'apprendimento, all'educazione, ma lo fa soprattutto con alcuni articoli particolarmente innovativi, in particolare l'articolo 13, che è quello per il Comitato Trasparenza Appalti Pubblici, comitato che già esisteva con la legge precedente, ma che con questa legge viene nettamente rinforzato nei suoi poteri, viene collegato maggiormente col Consiglio regionale, in modo tale che la Commissione antimafia competente abbia un maggior dialogo con chi segue questa tematica molto importante. E soprattutto questo comitato al suo interno ha un collegamento molto forte oggi con questa legge, con le linee guida che riguardano la tracciabilità e la trasparenza dei flussi finanziari nella fase esecutiva dei contratti pubblici, che è lì che spesso si annidano i fenomeni corruttivi, i fenomeni di malaffare. Poi c'è un altro articolo importante, per quanto dicevo prima nelle premesse, quindi per la questione della non conoscenza e quindi per scardinare questo elemento dell'invisibilità, ed è l'articolo 14, laddove creiamo, quindi novità assoluta, un comitato scientifico al pari di quello che esiste già nel Comune di Milano, che abbiamo visto funzionare molto bene. Questo comitato scientifico affiancherà la commissione consiliare competente antimafia e sarà di supporto proprio formativo e di conoscenza, per come dicevo prima. Avrà oltretutto al suo interno componenti di spiccata esperienza, ovviamente, di conoscenza del fenomeno mafioso sul territorio lombardo, ma anche di rappresentanti degli istituti scolastici, degli istituti scolastici regionali e anche dell'associazionismo che si occupa di antimafia. È banale dirlo, lo sapete tutti, ma non si sconfiggono le mafie con la sola repressione da parte della magistratura e delle forze dell'ordine, fondamentale ovviamente, ma la si sconfigge andando, come dire, a tagliare le radici di un albero marcio. Perché se si pensa di fare solo la potatura delle foglie non si riescono a ottenere risultati davvero, davvero incredibili. È una sorta di, quella che viviamo anche, una sorta di crisi, di degrado della presenza delle mafie sul nostro territorio, principalmente come effetti finali economica, ma in realtà è una crisi nelle sue premesse culturale. E allora è proprio lavorando sugli aspetti culturali che andiamo ad innalzare gli anticorpi. E poi c'è un altro punto fondamentale, un altro articolo particolarmente innovativo, di cui sono anche particolarmente orgogliosa, scusate il giro di parole, che è l'articolo 15, laddove va a identificare per i gruppi politici eletti in Consiglio regionale, l'applicazione, diciamo, della 190. Sapete che la legge 190 prevede l'applicazione di un piano triennale per la prevenzione e l'anticorruzione e la nomina di un responsabile.
Bene, abbiamo inserito anche questa applicazione senza un riferimento diretto alla 190, ma quello è il contesto in cui ci siamo mossi, anche per i gruppi politici. Quindi la politica, lo diceva prima il correlatore, deve dare l'esempio perché è chi sta in prima fila, no? E quindi se non riesce a essere debole, e se non riesce a reagire in maniera forte contro la corruzione e il malaffare, davvero diventa impossibile parlare di seria lotta contro la criminalità organizzata. Con questa legge antimafia abbiamo un punto di partenza, perché garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini è una questione che evidenzia che cosa? Evidenzia che lo Stato di diritto, e in questo caso nella sua connotazione regionale, è più forte dell'antistato, che sono le mafie. E allora questa legge dichiara questo: lo Stato di diritto regionale vuole essere più forte dell'antistato, che sono le mafie. E non aspetteremo un giorno in più dall'entrata in vigore di questa legge per applicare tutto quello che questa legge ha implicato, in modo tale da alzare delle barriere, da alzare il livello di rinforzo della nostra regione Lombardia nei confronti del crimine organizzato. Grazie.